Domenica, le due reti incassate sono state, diciamo così, una assolutamente nulla a che vedere con quello che è l'atteggiamento difensivo, una conclusione da distante, una prodezza di Giannoni, mentre nel secondo caso effettivamente c'è stata un pochino di rilassatezza su un calcio piazzato, su un calcio d'angolo, ma è stato anche in questo caso molto bravo Cortesi a girare la rete, come abbiamo visto, la palla delle 2-2. Bisogna voltare pagina naturalmente, 4 punti in questa settimana tutto sommato sono un buon bottino, anche se forse pesa il punto non raccolto, e ci stava assolutamente tutto nella trasferta di Sant'Arcangelo di domenica, della domenica precedente, quindi tutto sommato comunque una settimana che si può archiviare con buona soddisfazione da parte dell'Entella. Concludendo la rassegna, in fase appunto di interviste a Mister Prina, Prina accetta il verdetto, avversari molto forti, questa il commento appunto della Gazzetta lunedì a quello che è stato poi la sala stampa del dopo Entella Pro Patria. Dicevo, una settimana che va in archivio con soddisfazione, ora si guarda avanti, la squadra si ritrova proprio questa mattina dopo un giorno supplementare di festa appunto assegnato dal mister in virtù appunto di quello che è stato lo sforzo di questa settimana molto intensa. Per quanto riguarda invece il prossimo turno, come detto, l'Entella sarà di scena sul campo del Cuneo. Un campo naturalmente assolutamente non facile, perché il Cuneo, l'abbiamo visto, è al terzo posto in classifica, tra le lunghezze dietro il Casale, appaiato a Rimini, sono quelle 4 squadre che hanno avuto, come dimostra naturalmente la classifica, l'andamento in assoluto più regolare di questa parte di stagione. E pertanto è un cliente difficile. Mister Rossi, che è l'allenatore appunto della formazione cuneese, sappiamo un allenatore di grandissima esperienza, di grandissima qualità, e ha anche alle sue dipendenze appunto una squadra di grandi valori tecnici con giocatori di assoluta importanza. Andiamo a vedere nel dettaglio anche tutto il prossimo turno. Bellaria, Treviso, una trasferta insidiosa per la formazione capolista, poi Casale, Mantova, anche qui il Casale dovrà fare i conti con la volontà di riscatto della formazione virgiliana, perché appunto la sconfitta interna partita contro Poggibonsi si pesano un poco. Cuneo, Entella, come detto, Giacomense, San Bonifacese, Lecco, Sant'Arcangelo, Poggibonsi, San Marino, Propatria, Montichiari, Rimini, Renate, Savona, Alessandria e Valenzana, Borgabugiano. Savona, Alessandria, naturalmente, è una partita che evoca incontri che hanno fatto un po' la storia del calcio ligure, comunque insomma l'Alessandria è una formazione a noi molto vicina ed è sempre stata vista con un particolare riguardo anche dagli appassionati liguri, e questo Savona-Alessandria effettivamente è un incontro che ha un sapore davvero antico, che rispolvera un po' quelli che sono stati i fasti passati purtroppo di queste due grandi società. Questo dunque è il tabellino per il prossimo turno. A completare ancora questo nostro spazio dedichiamo come sempre due parole per quello che è il settore giovanile biancoceleste. Come sempre grande attività nel fine settimana, c'è stato, partendo dall'alto, la bella vittoria della Berretti sul campo della SPAL, la conferma di quanto stiamo dicendo in ultime settimane: la squadra di Scotto piano piano sta trovando anche quest'anno la sua quadratura, nonostante appunto la squadra sia stata completamente rifondata, c'è stata qualche inevitabile difficoltà iniziale di amalgama per una formazione di quasi tutti i giocatori nuovi, e c'è stato anche naturalmente la difficoltà nel tecnico a imporre negli stessi giocatori quello che è il suo metodo di gioco, però i risultati anche in questo caso molto presto stanno arrivando. Ormai siamo alla terza vittoria consecutiva per la formazione di Scotto, due delle quali in trasferta. Sabato ulteriore prova di verifica contro un Pisa che si preannuncia come squadra di buon livello, anche se sabato scorso è stato sconfitto in casa dallo Spezia per 3-2, Spezia che peraltro è la capolista di questo girone C del campionato Berretti. Entella che invece pian piano sta arrivando nelle posizioni di vertice, dunque ancora una volta un ottimo lavoro quello fatto da Andrea Scotto con i suoi ragazzi. Scendendo, gli allievi di Manuel Montagna hanno colto un buon punto in trasferta sul campo dell'Alessandria, anche se un pochino di rammarico per aver gestito la partita per lunghi tratti e aver sciupato qualche occasione favorevole che poteva portare probabilmente il bottino pieno. È andata male invece ai giovanissimi di Giampaolo Castorina, che sono stati battuti in casa al comunale dal Novara, una formazione che comunque abbiamo visto effettivamente avere dei valori tecnici nettamente superiori a quelli dell'Entella, soprattutto in alcuni singoli che hanno fatto la differenza nel corso di questa partita. Però un 3-2 comunque che ha dimostrato come i ragazzi di Castorina vendano sempre cara la pelle e soprattutto abbiano fino all'ultimo cercato di addrizzare una partita che, come dicevamo, dall'inizio si era visto che c'era appunto una certa
differenza di valori. Ricordiamo, Novara è una formazione professionistica, di conseguenza, come sappiamo, appunto, sono squadre ben attrezzate che possono far leva su un bacino d'utenza nettamente superiore a quello chiavarese, e naturalmente squadre che sono professioniste da molti e molti anni, quindi anche nel caso del settore giovanile è un settore giovanile assolutamente curato ormai da tempo. Andando, scendendo, abbiamo il riposo degli allievi regionali che hanno riposato questo turno, e poi abbiamo invece, per quanto riguarda i giovanissimi regionali, la sconfitta della formazione dei giovanissimi fascia B di Andrea Chiavero, mentre c'è stato il pareggio nel derby con la Lavagnese per la formazione allenata da Marco Cella. I 99, i giovanissimi fascia B, non hanno giocato perché impegnati contro lo Spezia, come sappiamo, in questo fine settimana, purtroppo in conseguenza degli eventi che hanno colpito la provincia di Spezia, di Massa Carrara, sono state sospese tutte le gare che vedevano coinvolte formazioni spezzine, pertanto i giovanissimi fascia B non hanno disputato il loro incontro. Negli esordienti invece sono state due sconfitte, sia per la squadra allenata da Roberto Caggiero che per quella allenata da Sergio Rossetti, mentre nella formazione Pulcini invece tutte le squadre hanno vinto, eccezione fatta per i Pulcini 2002 che sono stati sconfitti dal Villaggio. Quindi un fine settimana tutto sommato anche molto positivo sotto il profilo dei risultati, ma ancora una volta vorrei rimarcare e far notare quello che è effettivamente l'impegno del settore giovanile biancoceleste, che con 13 formazioni ogni domenica è impegnato appunto sui terreni di gioco di un po' tutta la Liguria e non solo della Liguria, portando, come si diceva, in avanti il nome dell'Entella, e soprattutto spesso con ottimi risultati. Abbiamo ricordato la settimana scorsa la doppia vittoria degli allievi dei giovanissimi ai danni della Juventus. Quindi davvero grande soddisfazione dal settore giovanile biancoceleste. Direi che è tutto anche per il nostro appuntamento di quest'oggi, vi rimando a martedì prossimo quando prenderemo in esame il dopo Cuneo Entella, sperando ovviamente di tornare dalla città di Cuneo con un risultato positivo per la formazione di Luca Prina, mentre appunto poi ci saranno i commenti a questa ultima giornata, speriamo in questo caso che le condizioni meteorologiche non ci mettano lo zampino e quindi possano permettere il regolare svolgimento di questa che sarà, come dicevo, la 12ª giornata. Un grazie a Emilio Garbarino in regia, l'appuntamento a martedì prossimo.